Buonasera a tutti, chiaramente molto felice e molto contento per questa vittoria, per l'accesso alla finale. Era molto importante oggi, sapevamo che avevamo le possibilità per provare a vincere subito e chiudere la serie, soprattutto perché non volevamo minimamente rimettere in gara Udine, di cui avevamo grandissimo rispetto. E quindi devo ringraziare i ragazzi perché anche oggi abbiamo messo in campo una prestazione innanzitutto difensiva e attentiva notevole. E poi in attacco, come spesso ci succede, siamo riusciti a giocare di squadra, a coinvolgere un po' tutti, a leggere anche i momenti individuali dei vari giocatori. E quindi siamo arrivati a una vittoria finale, tra l'altro riuscendo a respingere un terzo quarto di Udine che, come mi aspettavo, ha aumentato la propria energia, ha aumentato la propria aggressività e quindi ci ha messo molto in difficoltà. Da casa Enrico Pasini ti chiede, prima fai complimenti a te e a tutta la squadra, poi ti chiede se la chiave era sempre mantenere la lucidità, il controllo dei ritmi della partita, che oltre alla grande difesa che ha messo in campo la squadra, di fatto ha fatto la differenza. Sì, volevamo muovere la palla, volevamo muovere la difesa di Udine perché ha dei corpi importanti e quindi in tutte le situazioni statiche è una squadra che comunque prende molto vantaggio. Poi questo coincide un po' sulle nostre abitudini e quindi diciamo non è stato difficile insistere su un concetto che fa parte del nostro sistema dal primo giorno di lavoro. Ti chiede di Vincent Sanford, del suo straordinario quarto periodo, ti chiede se per caso gli hai detto qualcosa nel mini intervallo tra il terzo e il quarto quarto. No, i meriti non sono di quello che gli ho detto, i meriti sono di Sanford, è un giocatore le cui qualità sono scontate, sono ovvie, probabilmente nel momento più difficile della squadra si è caricato la responsabilità con tre canestri, un recupero che probabilmente ci ha dato di nuovo la possibilità di allontanare Udine e probabilmente è stato il momento in cui la partita è finita perché da lì in poi sostanzialmente abbiamo amministrato. Giovanni Petrillo di Foli Today ti chiede, col fatto che siamo in finale, se ripensi al primo giorno di allenamento, immaginavi questo tipo di percorso? Ma quando si inizia una nuova stagione c'è sempre la speranza di far bene. Da qui a fare questo percorso così importante al primo anno, con un nuovo staff, non voglio essere ripetitivo, però è giusto ricordare, nuovo allenatore, nuovo vice allenatore, nuovo preparatore. 9 giocatori nuovi, oggettivamente non era immaginabile, ecco, un percorso così importante. Allo stesso tempo devo dirti che partita dopo partita la fiducia di questa squadra e la consapevolezza di avere dei valori oggettivi ci dà oggi la convinzione che possiamo competere fino alla fine. Tornando alla partita di oggi, sempre Giovanni Petrillo di Foli Today ti chiede, ogni volta che Udine si riavvicinava, Forlì riusciva ad allungare di nuovo, allora ti chiede, completa la frase, coach, questo significa che siamo? Che siamo una squadra, siamo una squadra, siamo una squadra che crede, in cui tutti credono nei propri compagni, in cui le proposte dello staff vengono seguite e chiaramente, la sequenza di buoni risultati che abbiamo accumulato in stagione oggi ci dà anche, tra virgolette, la serenità di gestire dei momenti di difficoltà come oggi. Quindi credo la nostra forza è che restiamo sempre in controllo. Sappiamo che abbiamo le possibilità per uscirne in ogni momento e questo adesso è un aspetto su cui dobbiamo continuare ad insistere perché è chiaro, più si va avanti e più i dettagli, le piccole differenze saranno decisive. Grazie.